Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo Samopatita Prabhu Kripa bole pai Chaitanya Nitya Ajvarupa sanatana Rupa ragunata Matta yoga Chichiva Prabhu Chandra Sangamage Narottamudasa Sri Goranga Nityananda Sri Advaita Chandra Gadadhara Srivasadi Preghiera di supplica ai piedi di loto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mio caro Signore, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nityananda, tu che sei sempre immerso nell'estasi della felicità del puro amore per Dio, ti prego, posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Oh mio caro marito di Sita Thakurani, Advaita Gosai, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia noi potremo ottenere Sri Chaitanya e Sri Nityananda. Miei cari Svarupa Damodar, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunatha Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Jiva Goswami, Lokanatha Goswami, vi prego, siate tutti misericordiosi con me. Sii misericordioso con me, Srivas Acharya Prabhu. Questo Narottama prega per avere eternamente l'associazione di Ramachandra Kaviraj.
Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Namo Mavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvije Namaha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Badami Radham Karunabharardram Tato Mamanyasti Gatirnakapi Radhe Radhe Rakshamam Haripriye Paimam Shri Krishna Pyari Rakshamam Vrasesvari Pahimam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute e benvenuti allo studio della Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila. Capitolo secondo, le manifestazioni estatiche di Sri Chaitanya. A volte ho la sensazione, viene spontaneo perché viviamo da lungo in questo mondo, manifestazioni estatiche di Sri Chaitanya. Ma dov'è questa realtà? È solo un sogno o una realtà? La fede si basa proprio su questo. Quando è che aumenta la fede? Per esempio, come aumenta la fede in una persona in questo mondo? Quando si vede che lei ricambia l'amore. Allora noi dobbiamo sperimentare una parte di questa felicità nel canto, nella danza, in qualunque attività. Anche nelle nostre attività, cioè bisogna sperimentare, bisogna giungere a sperimentare una certa felicità che poi ci rendiamo conto che non è la felicità temporanea di questo mondo. Sono felice? Ah, ieri ero felice, oggi sono triste. Come si vede questo? Perché si stabilisce? È uno stato d'essere. No? Al di là di tutte le mescolanze di questo mondo, di tutti gli stimoli, gli impulsi, c'è un fondo, no? Un fondo di realtà che si stabilizza nel nostro cuore, no? E da lì nasce la fede, perché vediamo che è reale. Sentivo proprio ieri che le grandi personalità di solito parlano alle persone come noi con degli aneddoti, con delle parabole, in modo, degli esempi, in modo da riportare le persone a uno stato reale, no? Perché la filosofia, un certo elevato grado di conoscenza, ha
è accessibile solo a personalità che già sono molto avanti, no? Ma noi abbiamo bisogno proprio, come si dice, di sentire, hai fame, di sentire il pane fra i denti. E questo lo possiamo fare, come il consiglio che dà Krishna ad Arjuna, con la pratica costante e il distacco. Ricordati sempre di me, non dimenticarmi mai. La pratica costante è il ricordo di Krishna. E il distacco, non dimenticarmi mai. Per non dimenticarlo, noi dobbiamo filtrare tante cose, lasciarle da parte e accettare l'essenziale. Ieri abbiamo letto considerando diffamatorie le mie parole, se Krishna mi ha lasciato. E qui è lo stato contraddittorio di Srimati Radharani, che passa dall'elogiarlo al giudicarlo, e costantemente. Allora dice, io l'ho diffamato e mi ha lasciato, so che se n'è andato, eppure ti prego, ascolta, non volevo veramente farlo. Le mie parole di lode, tu sei la gioia dei miei occhi, sei la mia ricchezza, la mia vita stessa. Ahimè, ti prego, concedimi di vederti ancora una volta. Verso 72 di oggi, Stamba Kampa Prasaveda, Vaivarnyasru Svarabeda, Deahaila Pulake Vyapita, Asekande Nace Gaia, Uti Iti Uti Daya, Xane Bume Padya Murcita. Nel corpo di Sri Chaitanya si manifestavano differenti trasformazioni: immobilità, tremiti, sudorazione, pallore, pianto, mancanza di respiro. Tutto il suo corpo era pervaso dalla gioia trascendentale. Talvolta Chaitanya Mahaprabhu rideva, talvolta piangeva, danzava o cantava, a volte si alzava all'improvviso e correva qua e là, e a volte cadeva a terra privo di sensi. Esternamente tutto restava uguale, ma che cosa succedeva internamente? Questo vulcano in eruzione, questo tornado, questo ciclone che coinvolgeva tutti i sensi spirituali di Sri Chaitanya. Era un turbinio. E Sri Chaitanya viveva questi momenti sempre vicino a Swarup Damodar e Ramanandarai, che lo sostenevano in questo suo stato. Questa è l'amicizia. Essere sostenuti. A volte uno sostiene uno e una volta l'altro sostiene l'altro. È uno scambio, sei scambi d'amore. Fare regali, ricevere regali, offrire cibo e anche ricevere cibo. Quello più importante è proprio aprire il proprio cuore e lasciare anche all'altro di aprire il proprio cuore. Perché ci sono dei nodi, Bidyateri daya grantis, Bidyateri daya grantis, Xidyante sansaya, Xiante chasya karmani, Tristva eva atma isvara. Quando tutti i nodi del cuore, Bidya ridai, granti, ridai granti, i nodi del cuore sono sciolti, allora uno vede la realtà reale, che non è vista attraverso questi sensi. E premangiano churrita bhakti vilocanena. Solo quando gli occhi sono unti dal balsamo dell'amore. Cosa vuol dire? Quando i nostri sentimenti sono in armonia con quelli del Signore. Quindi tutti i nostri sensi sono unti, non solo gli occhi, le orecchie, la bocca, il naso. No? Noi percepiamo la realtà reale.
Qui c'è una spiegazione, disse la Prabhupada. Il Bhakti Rasamrita Sindhu descrive 8 forme di trasformazione trascendentali che si verificano nel corpo. Stamba, l'immobilità, sopravviene quando la mente è assorta nella trascendenza. In questa condizione la mente è serena e sostenuta dall'aria vitale e si manifestano diverse trasformazioni fisiche. Questi segni sono visibili sul corpo di un devoto molto elevato. Di nuovo, cosa significa molto elevato? Che ha tolto, ha fatto delle scelte. In questo mondo siamo coinvolti, da ciò che ci attrae. Sono vegan. Vegan significano impulsi. Gli occhi vedono e sono attratti alle belle forme. Allora, piano piano, il devoto elevato che cosa fa? Va all'essenza, come abbiamo detto prima. Va all'essenza. E l'essenza, l'abbiamo letto ieri, è Sissi Radhe Krishna. Quindi l'elevazione sta nel vivere in questa vita per ciò che è possibile per mantenere il corpo e l'anima, ma la nostra attenzione è sempre fissa altrove, all'amato, agli amati. Questa è l'elevazione. L'elevazione non è sapere tante cose, avere delle... Io vi faccio sempre l'esempio di Uddhava quando va a Vrindavana e vede le gopi e capisce che loro sono le persone più elevate. Perché? Perché costantemente sono assorte nel ricordo del Signore. Questo significa elevato. Allora qui dice, questi segni sono visibili solo sul corpo di un devoto molto elevato, perché non è più distratto da tutto il turbinio dei vegan materiali. Quando la vita diventa quasi inattiva, si ha l'immobilità. L'emozione che deriva da questa condizione è un misto di gioia, paura, sbalordimento, tristezza e collera. In questa condizione non si riesce a parlare e braccia e gambe non si muovono più. Altrimenti l'immobilità è una condizione mentale. All'inizio, nel corpo intero si manifestano molti altri sintomi che in primo tempo sono molto sottili, cioè di natura interiore. Ma poi si manifestano in modo più evidente anche all'esterno. Quando non si riesce a parlare, naturalmente i sensi si arrestano e i sensi di acquisizione della conoscenza diventano inattivi. Come spiega il Bhakti Rasamrita Sindhu, Kampa, il tremito del corpo, Kampaslu, quando cantiamo il Sissastra. È detto anche vepato, è il risultato di un particolare tipo di paura, collera o gioia. L'analisi di questo viene perché noi in questo mondo approfondiamo delle cose. Noi siamo molto esperti in tanti aspetti. Conosciamo le emozioni che ci danno certi personaggi, certe cose. Andiamo alla discoteca, andiamo qui, andiamo là. Qui ci parla della realtà trascendentale. Come quando noi impariamo a guidare, le prime volte che andiamo in macchina per imparare, ci sembra tutto complesso, ma questa manopola che cos'è, quest'altro, quest'altro, no? Allora adesso sentendo queste cose che non sono nella nostra normalità, ci sembra qualcosa, dici, ma mamma mia com'è complesso. Ma poi diventa naturale questo. Sono manifestazioni d'amore. E il cocktail è la Macedonia, un mazzo di fiori, e tanti colori, tanti profumi, che diventano un grande stimolo nello sviluppo dell'amore. La sudorazione si manifesta a causa di una gioia, di una paura, di una collera e della paura della collera combinata detta Sveda. Vaivarnya
E invece cambiamento di colore che si produce nel corpo della carnagione, di un insieme di tristezza, collera e paura. È lo sbiancamento, dice, quando ha paura, no? Quando si sperimentano queste emozioni, il corpo impallidisce e dimagrisce istantaneamente. Sempre secondo il Bhakti Rasamrita Sindhu, Assu definisce un misto di gioia, collera, tristezza che causa la caduta di lacrime dagli occhi senza che ci sia sforzo. Quando si prova una grande gioia, le lacrime sono fredde, mentre quando sono provocate dalla collera, il fuoco della collera, allora diventano calde. In entrambi i casi gli occhi sono irrequieti e si arrossano e prudono. Questi sono tutti sintomi di Assura. Quando è presente una combinazione di tristezza, meraviglia, collera, gioia, paura, la voce viene meno. Questo fenomeno è detto Gadgada. Gadgada Rudayagira. Anche nella canzone che cantiamo, il Gorarati, Gadagada. Shiva Sukhanara Radha Preme Gadagada. Preme Gada Gada. Qui cosa significa Gada Gada? La voce viene meno, dovuta al preme, prema Gada Gada. Allora piano piano noi entriamo in questo e quando cantiamo le canzoni viviamo. Shiva Sukhanarada dall'emozione, dal prema, non riescono, la voce non esce. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice Gadgada, Gadgada, Rudayagira, una voce spezzata nel Bhakti Rasamrita Sindhu, Pulaka, Pulakai Nichitam Vapukada, i peli si rizzano. È definito un misto di gioia, incoraggiamento e paura. Quando questi sentimenti si combinano, i peli si rizzano sul corpo e questa condizione è detto Pulaka, Pulaka Rudayagira. Quando la mia voce si spezzerà, i miei occhi si riempiranno di lacrime, i peli si rizzeranno, cantando il tuo santo nome. Questi sono sintomi spontanei. Come facciamo a capire? Immaginiamo nell'adolescenza i due innamorati uno di fronte all'altro. Come facciamo a capire l'amore? Anche attraverso questo. Come facciamo a capire se una persona ha buone intenzioni o no nei nostri confronti? Cioè noi ormai questo l'abbiamo, come si dice, metabolizzato ed non ci notiamo subito, no, non ci facciamo caso. Ecco, questa è la realtà spirituale. Questi modi, queste cose si manifestano, no? E quindi Radha capisce bene che cosa sta vivendo Krishna, e Krishna capisce bene cosa sta vivendo Radha. Come noi, se vediamo uno con gli occhi tutti così, che viene verso di noi, dice: ma che cosa? Quello è arrabbiato con me, cosa ho fatto? Capite? Non è qualcosa di esterno che viene, non so, noi dobbiamo imitare. No, è proprio lo stato d'animo. Qui il signor Cetania ci fa vedere lo stato d'animo di chi vive questi sentimenti di separazione dall'amato. Murchaya aila sakstakara, uti kare unkara, kai ei aila Mahasya, Krishnera Madhuri Gune, Mana Brahma Ayamane, Sloka Padi Karai Nishchai. Mentre era così privo di sensi, accadde a Sri Chaitanya Mahaprabhu di incontrare Dio la Persona Suprema. Allora è privo di sensi, ma incontra Dio la Persona Suprema che è lui stesso. Però lui adesso è nel sentimento di Radha. Quindi lui non è consapevole di essere,
tante volte l'ho detto, Anta Krishna Bahir Gora. Dentro è Krishna, il figlio di Nanda Maharaj. Ma fuori è Goranga, è colui che ha assunto il sentimento di estasi di Srimati Radharani. Quindi lui adesso è Radha e incontra Krishna, Dio la persona suprema. Allora si alzò immediatamente e a gran voce dichiarò: ora Krishna, la persona suprema, è presente. Ma dov'è? Noi pensiamo che Krishna sia da qualche parte. Dobbiamo prendere un razzo, un cigno alato di Brahma. Dobbiamo camminare tanto. Alcuni pensano che la realtà, che ci siano pianeti da qua e di là. Dov'è? Ora Krishna, la persona suprema, è presente. In questo modo, trascinato dalle dolci qualità di Krishna, Chaitanya Mahaprabhu fece diversi errori nella sua mente. Qui vengono la traduzione. Vediamo cosa dice qui. Con le qualità diverse Brahma. Brahma viene errori. Si manifestano nella mente. Errori. Abbiamo detto Mada, pazzia trascendentale. Non c'è più coordinazione. Errore nella sua mente. Così, leggendo il verso seguente, fu sicuro della presenza di Sri Krishna. Quanta luce offrono ai nostri occhi queste cose, ma dobbiamo andare in profondità, non dobbiamo stare avere delle convinzioni. Cioè, in realtà, ogni volta che leggiamo questo verso sarà nuovo. Non c'è una realtà statica, non c'è una verità assoluta statica, non esiste. Sembra quasi una blasfemia questo. Lo Srimad Bhagavatam non è morto, la Chaitanya Charitamrita non sono scritture morte. Voi le leggete un milione di volte. E le leggete una volta in più, sono diverse da tutte le altre volte. Perché non è statico. Non c'è il conoscitore assoluto di Dio, non esiste. Perché nemmeno Dio si conosce. Perché l'amore è in espansione. È l'amore che conosce tutto. Ma l'amore è illimitato ed eterno. Allora, che sicurezza abbiamo noi? Abbiamo la sicurezza dell'amore per Dio, perché in questo amore questa è la luce, questa è la verità, questa è la gioia, questa è la bellezza. Che cos'è la paura, la cattiveria, l'ignoranza? Ciò che gira le spalle a questa realtà. È temporanea, è apparente, ma viene percepita eternamente, perché uno può stare volto dall'altra parte eternamente. Eternamente, l'eternità in realtà non ha un inizio e una fine, quindi cosa significa? Un tempo lunghissimo che non può essere definito, perché se non c'è inizio e fine, vai a trovare l'inizio e la fine della mia decisione di voltarmi verso, di mettere le mani davanti agli occhi. È impossibile. No. Per quello gli esseri vengono definiti eternamente condizionati. Baddha Jiva. Ma, proprio come sentivo ieri, Krishna è sempre eternamente presente. È prakrita e aprakrita. Prakrita significa che è manifestato. Allora, tutte queste attività vengono nella realtà manifestata, ma poi c'è una realtà non manifestata che è la realtà assoluta, dove tutto è sempre
completamente in armonia. Potremmo dire che è come il fatto che noi possiamo ritornare a raggiungere lo stato di beatitudine, ma adesso manifestiamo un'apparente confusione e condizionamento. Oh Sri Krishna Chaitanya, tu sei venuto per aiutare le anime più cadute e condizionate. E ti assicuro che io sono il più caduto e condizionato. Questa è la manifestazione che si vede, esterna. Ma tutti noi possiamo ritornare nella purezza. Non è la stessa cosa per il Signore, ma Lui si riserva, infatti Lui dice: io sono in tutto, ma non tutto in me. Lui si riserva il diritto personale di manifestare questa aprakrita solo a chi vuole, chi desidera. Infatti ieri ascoltavo bellissimo proprio, quando Uddhava va a Vrindavana, in realtà Krishna lo dondola dal prakrita alla prakrita. Perché Uddhava non riusciva a capire, dice: ma come? Qui sono tutti qui che piangono per la separazione da Krishna. Ma tu mi hai detto che sei sempre a Vrindavana. Ma sì, Uddhava, io sono sempre a Vrindavana. Guarda, tac, immediatamente sono tutti felici di con Cristo. Perché quello è la prakrita. Un attimo dopo sono lì che piangono, disperati. Qual è la realtà? L'amore molto tortuoso, no? In realtà sono veri tutti, entrambi. È una realtà non duale, acintya bheda abhidhatata. Noi adesso possiamo coglierne solo, ascoltare, permettere, no? Questo è il Luna Park trascendentale, è qualcosa di inconcepibile, che va al di là di ogni nostra concezione, no? Considerazione. Non ci sono regole, principi. Il Lila non ha regole, principi. Si basa sul desiderio del Signore, che immediatamente Balarama, come Anantasesa, manifesta immediatamente, sia per Krishna che per Srimati Radharani. Immediatamente si manifesta nel loro dolce volere. Quindi loro sono ciò che trascina tutto. E adesso Sri Chaitanya dice: ecco, ecco. Fu sicuro della presenza di Sri Krishna. Ma Svarup Damodara e Ramanandarai non vedevano Krishna. Lo vedevano solo attraverso il sentimento e l'emozione di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mara svayam nu madura dyuti mandalam nu. Madhuryam eva nu mano mayanumbritam nu. Veni Mrigio nu mama jivita vallabonu Krishna yam abhyudayate mama lochanaya. Nel sentimento di Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu si rivolse alle gopi: mie care amiche, dov'è Krishna, Cupido in persona, che risplende come un fiore kadamba, che è la dolcezza personificata, il nettare dei miei occhi e della mia mente, colui che ha sciolto i capelli delle gopi e che è la fonte suprema della felicità trascendentale ed è la mia vita stessa. È tornato di nuovo davanti a me. Lei lo vede, ma non sa se lo vede. Perché qui c'è il punto interrogativo. È tornato davanti a me. Questo è sempre dal Krishna Karnamrita. Pensate che scrittura che ha fatto
che ha prodotto Bilva Mangala Thakur, dopo la sua apparente confusione. L'anima è meravigliosa, ma adesso è molto coperta. Bilva Mangala Thakur riesce a dare completa soddisfazione a Krishna, a Sri Krishna Chaitanya. Lui leggeva costantemente questo libro che aveva scritto un suo devoto, che lo portava dentro a queste emozioni che sono illimitate, infinite. Non è che possiamo dire ma quante emozioni, quanto... è illimitato. La relazione d'amore. Kiba e saksakama dyuti bimba murtiman, ki madhurya svayam murtimanta, kiba mano netrasva, kiba prana vallaba, satya krishna aila Netrananda. Poi Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciò a parlare così: è Cupido stesso che è presente nella radiosità, nel riflesso dell'albero Kadamba. È quella stessa persona, la dolcezza personificata, il piacere dei miei occhi e della mia mente, la mia vita. Davvero Krishna è qui di nuovo davanti a me. Questo turbinio continua. Allora, Sri Chaitanya non ha sempre vissuto così, no? È come, non so, facciamo degli esempi semplici. Cioè, se noi facciamo la nostra giornata, mettendo una vita in una giornata, la nostra giornata, ci alziamo, facciamo le nostre cose, poi casomai alla sera ci incontriamo con l'amata, con l'amato, e questo intensifica i nostri sentimenti. Qui Sri Chaitanya è alla fine della sua permanenza in questo mondo e, come abbiamo visto, trascorre gli ultimi 6 anni completamente assorto in queste profonde. Non vuole vivere altro. È come che il romanzo d'amore, noi decidiamo di viverlo. A volte ci sono amanti che per una settimana così. E stanno insieme costantemente. E lui la vuole vivere completamente così. Questo sarebbe il modo di lasciare questo mondo. Così i sentimenti più puri, più forti, sono presenti in noi. Non sono sovrapposti dai riverberi materiali. No? Questo è il senso di meditazione. La meditazione è la felicità dell'incontro con l'amato. Non è una pratica mentale. Alcuni pensano che bisogna avere una lucetta, bisogna avere questo, la mente. No, quella non è meditazione, quella è la ginnastica mentale. Dimahi, come nel mantra, nel Gayatri, Dimahi, io medito, io incontro. Allora la felicità sgorga nel cuore. E come abbiamo visto, Krishna è presente ovunque. Può essere, se noi avessimo gli occhi, Premangiana Charita Bhakti, potremmo vederlo immediatamente. Non è da un'altra parte, non vive in un mondo separato, ma è l'amore che lo manifesta, che permette a noi di, sempre per il suo dolce volere. Quindi è quella stessa persona, la dolcezza personificata, il piacere dei miei occhi, della mia mente, la mia vita. Davvero Krishna è qui di nuovo davanti a me? Guru Nana Bhavagana Shishya Prabhura Tanumana Nana Rite Satata Nachaya Nirveda Visada Dahinya Chapalya Arsa Dahirya Manyu Endrite Prabhura Kaya Yaya. Come il maestro spirituale rimprovera il discepolo, lo istruisce nell'arte del servizio devozionale, così tutti i sintomi d'estasi di Sri Chaitanya Mahaprabhu, la tristezza, la delusione, l'umiltà, l'irrequietezza, la gioia, la pazienza e la cora, istruivano, e questo è il Chatya Guru, il suo corpo e la sua mente.
In questo modo Sri Chaitanya Mahaprabhu trascorreva il tempo. Ma per percepire il Chaitya Guru, noi dobbiamo aver raggiunto un certo livello di purezza, altrimenti non è possibile. Altrimenti è la nostra mente, noi confondiamo la mente. Questo è il mio guru interno. No, c'è un guru interno, che in realtà è il vero guru. In realtà il guru esterno è la manifestazione del guru interno. Ma il guru esterno è lì e ci dice: sei un non senso, stai sbagliando, devi fare così. Il guru interno non fa questo. Bisogna comprendere le sue istruzioni, non confonderle con le emozioni del corpo, della mente, sottili, emozioni o attività della mente, dell'intelligenza materiale. E quanti confondono questo e si perdono in un buco d'acqua? Quindi viene detto come la laurea d'onore: non confidare sulla laurea d'onore, prima devi fare cose di un certo grado, forse poi decidono di offrirti la laurea d'onore. Allora prima devi ascoltare il guru esterno, i guru esterni, Siksh, Diksha, i devoti, che ti aiutano a ripulire, a ritrovare un'identità reale. E allora dopo, in ogni attività, come le gopi, non avevano il guru, le gopi, non avevano nessun guru. Il guru era l'amore per Dio, prema, ma bhava, perché loro percepivano direttamente. Invece noi non sappiamo che origine è l'emozione, il sentimento che ci pervade, non lo sappiamo. Allora andiamo, caro Gurudeva, ma questo è giusto, va bene così? Dice sì, oppure no, perché lui ha la conoscenza, lo vede, capite? Questi sintomi possono essere anche imitati, manifestati esternamente. Ci sono tante storie, la prima che mi viene in mente di solito è quella che tutti apprezzavano Haridas Thakura. E c'era uno che dice: ma guarda quanto è onorato. Allora fa esattamente, ma in maniera perfetta, ciò che faceva Haridas Thakura, no? E lì arriva un bramino, che era in realtà un puro devoto, con un bastone, e inizia a picchiarlo di brutto. E la gente non capisce, ha detto: ma è un santo. Ma lui aveva capito che stava imitando. Come fa? Perché c'è una vibrazione molto sottile, che è quella dell'amore reale, il prema, del bhava, che è molto diversa da quella invece che viene dalle qualità e attività materiali. Per noi è impossibile distinguerlo. È impossibile. Ecco perché c'è una parampara. Perché il filtro non siamo noi a decidere quella persona è brava, quella non è brava. Ma se fa parte di una parampara autentica, i pilastri della parampara decidono loro se è autentico o no. Noi non potremo mai capire la differenza. Lo vedete, ci sono delle qualità in questo mondo stupefacenti. Ci sono persone con delle qualifiche incredibili in tutto. Adhikari si chiamano, delle adhikari incredibili, delle qualità sconvolgenti che possono meravigliare. Dice: ma questo è un santo, questo oppure un grande artista, questo. Pensate che dal punto di vista vedico Leonardo da Vinci è l'ultimo sudra. Nel senso che se non c'è sviluppato anche la parte spirituale, le qualità dipendono dai guna di questo mondo. Eppure le sue opere sembrano, adesso io non posso capire
non ho neanche approfondito se lui era un serio spiritualista o era solo un artista. Ma questa è la differenza. Per noi qui andiamo in confusione. Non possiamo giungere a queste conclusioni, per quello che noi ci fidiamo della Parampara, dove attraverso la successione disciplica viene stabilito chi è in grado di distinguere l'apparente dal reale. Quindi, come il maestro spirituale rimprovera il discepolo, lo istruisce nell'arte del servizio devozionale, pratico in questo mondo, così tutti i sintomi desti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, tristezza, delusione, umiltà e irrequietezza, lo istruivano. Istruivano il suo corpo e la sua mente. In questo modo Chaitanya Mahaprabhu trascorrebbe il suo tempo. Allora, se lui, che è Radha Krishna, trascorre il tempo per aumentare il suo amore, noi possiamo dire che possiamo definire l'amore per Dio? Dire una parola definitiva e ultima sulla verità assoluta? No, perché nemmeno lui è in costante progresso. Leggiamo l'ultimo verso. Chandidasa vidyapti, ecco la parampara. Rahira Nataki Giti, Karnamrita, Sri Gita Govinda, Svarupa, Ramananda Sane, Mahaprabhu, Ratri Dine, Gaia Sune, Parama Ananda. Chi era il suo maestro? Trascorreva il tempo leggendo i libri e cantando canzoni di Chandidasa vidyapti. Pensate che lui scambia un vero innamorato di Dio, un bravo scrittore per un vero innamorato di Dio. Chandidas, Vidyapti, e ascoltando i brani del Jagannatha Vallabhanataka, del Krishna Karnamrita, della Gita Govinda, in compagnia di Swarup Damodara e Ramananda Roy, mai da solo. Pensate quanto è importante l'associazione, perché da soli la nostra mente ci mangia. Da soli noi pensiamo di aver realizzato la verità assoluta, ma vicino c'è il guardiano, amorevole guardiano. È come Radha, sempre Lalita e Visakha vicino. E a volte Lalita dice: no, Radha, com'è possibile che Lalita istruisca Srimati Radharani? E loro ci danno l'esempio. Chaitanya Mahaprabhu non è mai stato da solo, mai, neanche un attimo. No? E loro lo aiutavano, ma anche lo riprendevano. Se Chaitanya Mahaprabhu passava i suoi giorni e le sue notti cantando e ascoltando con grande piacere, allora possiamo capire che cos'è la vita spirituale. Cos'è l'apice della vita spirituale? Questo è l'apice. Insieme a devoti che hanno lo stesso sentimento, che sono sinceri amanti di Dio, immergersi nella realtà trascendentale. Non è fare delle cose in questo mondo, è anche fare delle cose, ma in un ambito preliminare. Alla fine della vita dovrebbe essere questa. Abbiamo degli esempi di persone che hanno rinunciato anche a questo per aiutare le anime, ma noi possiamo capire che nel loro cuore loro riuscivano a vivere questo. Anche se la perfezione è farlo in questo modo. Ma non dobbiamo pensare che se Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha dato questo esempio, questo sia un esempio da scartare, ma è il primario. Allora, anche adesso, se noi desideriamo prima o poi giungere a questo stadio, dobbiamo incominciare. E lo facciamo, per esempio, ogni mattina con la lezione, cantando
cantando insieme, incontrandoci. Piano piano dobbiamo capire che cos'è il vero servizio devozionale, è l'attitudine del cuore, che deve andare sempre più in profondità in questa realtà. Come ce ne accorgiamo? Che quando o grandi devoti che sono i rappresentanti di queste scritture o le scritture ci parlano, noi immediatamente ci assorbiamo. Ci assorbiamo tanto quanto siamo giunti a quella realtà. Non possiamo andare più in là. No? Però più, vedete, anche qui il Signore cerca di andare ancora più in profondo. Perché l'amore di Radha per Krishna è illimitato. E Chaitanya si perde in questo. Non riesce a raggiungere il fondo di questo. Non ci riesce, perché in realtà nemmeno Radha ci riesce, ma lei è completamente assorta in questo, nel soddisfare il suo amato. E Sri Chaitanya in questi giorni viveva questo sentimento. C'è o non c'è? L'ho soddisfatto o lo sto, disturbando? Sono un birbante, costantemente, no? Come posso migliorare? Se uno pensa di essere perfetto, non ha nessun stimolo a migliorarsi. Io ho capito tutto, io so che è così. E quella è l'ignoranza totale, è l'ignoranza più brutale. Quanti filosofi, quanti studiosi arrivano alla fine della vita. Non come Socrate, io so di non sapere, oppure Newton che dice un granello di sabbia dell'immenso mare della verità. No? Qui ci sono persone che vogliono dire l'ultima su tutto. Pensate, queste sono in realtà le persone più sfortunate, più ignoranti a livello spirituale. Bene, ci fermiamo qui, abbiamo tempo, cioè troviamo tempo per meditare su queste cose perché sono fondamentali, perché innescono nel nostro cuore, incominciano a funzionare. Capite? Come quando state facendo un puzzle. A un certo punto si ha un'idea generale, se non si è andato prima a sbirciare l'originale. Alcuni lo fanno, altri invece non vogliono vedere l'originale. Ci sono dei puzzle molto complessi. Ed è proprio lì il bello. Piano piano, fra migliaia di tessere, si incomincia a intravedere ciò che potrebbe essere l'originale. È questo che dà la fede e dà questo senso di felicità, che non è la felicità materiale. Ma sentirsi parte di questo meraviglioso gioco, divino. Grazie infinite per la vostra preziosa associazione. A domani. Buona giornata. Radhe Radhe.